c'è fama? State fumando? Sì. Oggi poi siamo dei signori verdi. Accendete la luce. Che odore. Ma non è quello dell'altra volta la camera? No, no. Che vista che c'avete. E voilà. La camera, la suite verde. Verdi. Brutto. Senti, ci sono acqua. Buonasera. Dico che si è portato, dai. Senti, tu mi fai il trapattello? Sì, io. Sì. Ma che? Ma perché sì, perché? Perché mi riscaldano i piedini. Oddio, che tenero. Scusa, ma ci fai i funghi là dentro. Ma che ci faccio? Calzini mutando. Proprio l'aria. Dopo che bussa la camera di papà Maglia, dico, sei qui che avete chiesto un didlo? Un didlo. Uno strappone. Noi facciamo aperitivo con il tè. Ma perché? Il nostro lettino. Chi ci dorme qui? Tando. Qui. No, io voglio dormire lì. No. Io voglio dormire da sola. No. Oh, no. Vediamo la vista. Che cosa? Salta. È duro. Ha preso una cragnata. Bagno. Buonasera. Mano, te puzzano i piedi. Sì. A qualcuno gli puzzano i piedi. No, e a me no. Quindi o te o zio Pasquale. Ma chi è che gli puzzano i piedi? Pasquale, che stai facendo? Sta riprendendo. Io riprendo a lui, lui riprende a me. Allora, stiamo per andare a cena. Ecco l'outfit di mio nipote, cioè tamarro proprio. Dai, presenta l'outfit. Che te lo dici? Maglione, perché con il rosa fenicottero? Perché sta bene con il nero. Ma che sta puzzo? È scivolato sul pavimento. Fenicottero. 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 Antipastino. Com'è l'antipasto, va? Per adesso vabbè. Primo. Pesce. Piatto gigante. Boss, com'è il primo di pesce? Buono. Una cacatina dentro. Vabbè, meglio così che su piccole porzioni, perché sennò. Giro. Ma anche a casa si mangia un pesce. Com'è? Buonissimo. Tutto bene fino adesso? Tutto il tuo gradimento? Chi è che sa vince? Pareggio. Pareggio, chi è che gioca? Io a Roma. Pareggio, quanto stanno? 0-0. No. Va bene, mettiti vicino a papà. Dai, dite qualcosa. Dai, un video. Che carino. Dai, bacetta a nonno. Papà, ma suo nipote così bello, come ti è uscito? Se è bello mio nipote, è bello pure mia figlia. Ma tu cosa c'entri? Un bel padre fa un bel. Ma cosa c'entri tu? Che c'entro io? Io sono vecchio, ma che c'entro? Ma di bello che c'hai? Di bello cosa c'hai te? C'ho tutto. Tipo? Che cos'è che non c'ho bello? C'ho un barboncino che non. Sai chi lo vede? Su cui un braccio e sta a braccio e su un braccio. Ma chi è il barboncino? Lo so io. Che devi scegliere? Non mangio il gambo.
Che volgare. Io ho detto barboncino. Appena finito di mangiare, sono pieno come un porco. Praticamente siamo venuti a trovare dei parenti qui in provincia di Napoli, staremo per il weekend, io e la mia famiglia, e niente, stasera si sta proprio bene, stiamo un po' rilassando, troppo, però siamo stanchi, ce ne andiamo in camera perché mia madre è stanca. Ciao! Stiamo cercando di fare un'ordinazione a mio nipote di qualcosa di dolce da reception. Si vergogna. Capito? Dai. C'è qualcosa di dolce, un dessert. Dai, fai la prova. Ce la puoi fare, Manuel. Ah, si va a chiamare. Dai. Siamo camera. Azalea. Salve, buonasera. Azalea. Siamo una camera Azalea. Per caso non è che ha qualche dessert da portarci, dolce? Che preferenza? Gelati. Torte. Ok. Tre. Ok. Attaccato. Ma non è sufficiente, ti richiamerà evidentemente. Sto attaccato. Oh, capito? Mi ha detto devo chiedere un attimo, non più attacca. Ma non è che hai riattaccato te? Ha detto come gelato proprio c'è vaniglia, sennò la torta alla fragola. Sì, no. Vaniglia, vaniglia. Vaniglia. Una torta alla fragola anche. Sì, e una torta alla fragola. Due vaniglie e una torta alla fragola. No, aspetta, due alla vaniglia e una alla fragola. Grazie. E una torta alla fragola. Grazie, okay, grazie. Grazie, ciao. Grazie, buonasera. Non è che dai che dà confidenza, buonasera. Ciao. Buonasera. Due vaniglia e una fragola. Lui mi ha detto tre vaniglia e una fragola. Ma no, guarda che pure tu quando parli non è che si capisce tanto. Era la voce tutta, giù. Ma era ragazzo, era la cameriera che ci ha servito, sì, prima. Dopo hai detto no, due vaniglia. Amore, ti faccio. No, amore, adesso tu ce l'hai. Devi aprire la porta. Non posso. Calzoncini, tu sei per ragazzino, non fai niente. Che urdi? Oh, noi siamo stanchi. No, io ho chiamato. No, vedi, sei il più piccolo di tutti, devi ubbidire a noi adulti. Quando avrai tuo fratello piccolo sotto, lo comandi. Cioè, due fratelli piccoli, li puoi comandare quanto ti pare e piace. Mo tu qui sei il più piccolo e vieni schiavizzato da noi. Ecco. Dei cervello tu sei più piccolo. Non mi interessa, però d'età sono più grandi. La legge ci autorizza ad arrivare a un passo dello stalker. No, dall'abuso psicologico. I frangenti anche accettata dalla gambizzazione. No, l'incaprettamento. Cioè, fino lì... We'll be right back.
non lo fammo credere cazzo a te. Non mi sono mai sognato. Ma dai. Dai, dai. Non faccio male. Ma no, ma dai, che forse ce l'hai. Beh, sì. La forse ce l'ho, ne do uno, non vai. 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 Vabbè, ma è normale che fa piano, sembra che fa forte. Dai, no, no, fallo, oh, forte, forte. Ma fallo tu a me. Sei delle meraviglie. Ve vossino, vi odio. Vi odio. Questo quella è mia. Devo essere più forte e resistere. Papà. Forte, forte e cazzuto, papà. Forte e cazzuto. Questo è altro. Non è un video. Lo serve. Perché fai i gestacci? No, ci andiamo a mangiare la pizza? Fai il gestacci. Cafone, c'hai un'età. Fai il se- fai balletto, Manuel. Non è bella leggera, è leggerissima. Sto zitto, gioco full, colore, atrice. Allora io gioco, un po' come già fa finire, una bottiglia. Allora, su 10 partite quando ne vinci? 300.000, ti sto dicendo, sono 300.000 fish ogni botta. Faccio la prima botta e perdo. Sono 300.000 fish, ho preso 5 milioni di fish. 10.000. E fatto un punto a 5 milioni, quanto ne hai perso? Allora, ne restano 4.700. Poi dopo faccio la seconda botta e vinco 600.000 fish. La terza botta perde 300.000 fish. Faccio una botta e vinco 180.000 fish. La botta vinco 2.000 fish. 3-4 botte che mi vanno male e mi sono arrivate l'annata. Arriva l'Equitalia. Ma poi i soldi si pigliano? Sì. Si pigliano, quando gioca si pigliano. Io ho 10 euro, lui mi dà 5.000 fish.